Seriamente. Mister, domenica il suo Santa Firmina è andato a far visita al Foiano. Prima della partita però c'è stato modo anche di ricordare Matteo Roghi, il ragazzo del Foiano che purtroppo è scomparso al termine di una partita giovanissimi. Santa Firmina l'ha ricordato con un'iniziativa nata proprio dalla volontà dei genitori dei ragazzi del 2001. Sì, i genitori hanno avuto questo gesto, secondo me, lodevole di ricordare questo bambino facendo un'iniziativa che hanno condiviso con la società del Foiano, e questa iniziativa è stata presa, come ripeto, da tutti i genitori del gruppo del 2001 con anche il dirigente Agostini, che ha avallato questa cosa che secondo me, ripeto, è stata un'iniziativa molto, molto lodevole, da applauso, ecco, e loro hanno recepito e hanno capito e hanno accettato di buon grado. Tra l'altro l'iniziativa dei quali era stata formata anche i genitori di Matteo Roghi. Ma tornando anche al calcio, insomma, lei, questo è il terzo anno che segue i ragazzi del 2001, arrivati al terzo anno, insomma, che processo è stato questo per i ragazzi di crescita? È stato un processo a step, dove il primo anno abbiamo fatto un tipo di lavoro, io ho preso questo gruppo tre anni fa, insieme ad altri istruttori che quest'anno non ci sono, neanche l'anno scorso, e abbiamo cercato di lavorare cambiando la mentalità del gruppo, nel senso che tre anni fa magari giocando a 7 c'era più la possibilità di venire fuori il singolo rispetto al gruppo, rispetto alla squadra, e piano piano sono riuscito, con l'aiuto di istruttori che mi hanno dato una mano, come quest'anno con Giorgio Battiston che mi sta dando una grossa mano a livello tecnico, di far capire ai ragazzi che non è il singolo che conta, ma è il gruppo e la squadra che va avanti, e senza questo i risultati non possono arrivare se non casualmente. E allora cerco di fare un lavoro dove devo convincere i ragazzi a giocare da squadra e non giocare singolarmente. Lei ha detto poco fa, guardando proprio questo gruppo, il mio obiettivo è regalare al Santa Firmina una squadra in grado di ben figurare nei campionati provinciali e regionali, ovviamente quando saliranno al grado di giovanissimi. Ma per quanto riguarda questa stagione, qual è l'obiettivo che ha fissato? Allora, l'obiettivo principale, il primo obiettivo è stato quello e raggiunto, di entrare, diciamo così, nel girone finale degli esordienti a primavera, perché gli esordienti vengono divisi in tre gironi, girone A, girone B, girone C, a primavera, dove nel girone A vengono inserite le prime due della classifica di ogni girone, e tra cui quest'anno ci siamo anche noi, insomma, noi siamo nel girone finale, sono contento, e l'obiettivo subito dopo verrà quello di cercare di arrivare nelle prime quattro, dove ci sarà la festa provinciale dei esordienti, senza però nascondere che l'obiettivo che io mi voglio prefiggere, insomma, è quello di far crescere i ragazzi, di cercare di far crescere i ragazzi per il futuro, nel senso che bisogna che Santa Firmina non debba nel futuro cercare sempre dei ragazzi nuovi, ma la palla si dà con il destro. Cercare di andare avanti con le proprie forze interne, ecco, questo che voglio dire. Il gruppo deve andare avanti nei campionati maggiori, più importanti, eccetera, eccetera, con il gruppo che è nato qui a Santa Firmina.